I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Finisce qui questo speciale spettacolo saggio di un gran livello di ginnastica artistica, e siamo con due tecnici giovanissimi ma di grande valore, e siamo con il professor Paolo Berberi. E allora, ci parlate ragazzi di questo, di quanto sacrificio, quanto lavoro c'è dietro tutto quello che abbiamo visto stasera. Allora, il sacrificio è enorme, poiché noi ovviamente, avendo 18 anni, dovevamo avere a che fare con la scuola, uscire con gli amici e ovviamente mettere all'interno anche il mondo della ginnastica, quindi seguire dei bambini non era facile, però la passione ci ha spinto e quindi siamo arrivati qua con grande gioia e senza farci pesare questa cosa. Martina, è una grande emozione vedere questo grande pubblico e soprattutto vedere i vostri allievi con questo entusiasmo e queste grandi capacità artistiche. Sì, allora, per me tutto quello che abbiamo fatto oggi è stato un succo appunto di un enorme lavoro. Può sembrare un saggio breve, ma invece dietro ci sono stati tantissimi sacrifici, sia da parte di noi tecnici ma anche da parte dei ragazzini. Non posso aggiungere altro perché ha detto già tutto Martina, ma sappiamo che dietro a tutti questi sacrifici tutto questo è stato ripagato con i vari risultati nelle gare, i vari podi, ma anche il saggio di oggi, perché è stato pieno d'amore e sacrifici. Siamo con il signor Paolo Berberi. Tanta passione, tanto lavoro dietro tutto quello che vediamo qui. Una passione, è un lavoro che viene da tanti anni di sacrifici e tanta preparazione e tanti studi, perché dietro tutto quello che abbiamo visto stasera c'è tutto questo. Sì, sì, sicuramente, sicuramente, perché io l'ho detto sempre, sono tre le cose principali per poter gestire al meglio un team che sia di ginnastica artistica, cioè uno, i genitori, che da soli i bimbi non vengono in palestra, poi cioè la ginnasta, se lo diventerà, comunque la bimba, cioè deve venire in palestra perché deve seguire un percorso, cioè che l'aiuterà a crescere. Poi se arriva il campione lo sappiamo gestire, però ci vuole l'istruttore. Se non hai l'istruttore, cioè non puoi, cioè, andare avanti a fare un determinato tipo di lavoro. Terzo, avere un impianto. Se non hai l'impianto non puoi, cioè, fare quello che noi riusciamo a fare. Abbiamo visto grande soddisfazione nei suoi occhi, ma anche nelle sue parole, in questo saggio spettacolo di fine anno, e sicuramente anche una grande commozione nel vedere queste ragazze che crescere, sia come atlete che sia come tecnici di grande livello. Signora, sì signora, sì 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 sì, questo l'ho voluto fortemente, e staremo insieme, cresceremo insieme,
per portare su il meglio che possiamo dare noi a questi ragazzi. Grazie. Sì, l'Academy è una grande famiglia, ma dietro tutto questo c'è un grande uomo. Lavoro. Ah, va bene. Cioè, diciamo che siamo normali delle persone, perché abbiamo l'amore per questo sport, l'amore per i bimbi e poi l'amore per la ginnastica. In chiusura, un messaggio finale a tutte le famiglie, a tutti i giovani che vogliono intraprendere, che vogliamo invitare a intraprendere questo tipo di sport, della ginnastica artistica. A prescindere, cioè, che potrei pure essere di parte, dico andate a fare ginnastica artistica, no, cioè andiamo a fare ginnastica, perché andiamo a fare movimento, perché già fare ginnastica c'è una grossa parola, poi andiamo a metterci artistica, diventa c'è un problema grosso. Per cui io dico che dobbiamo fare attività fisica per tirarli fuori dalla strada, cioè farli innamorare, e quella che è importante, avere un corpo sano in mente sana. Ciao, 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 tutti noi. Ciao, 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 ciao. Martina e Anna, 18 anni hanno compiuto, se non erro, una il 1° settembre e l'altra il 30 settembre. Diventate maggiorenni, dico, che vogliamo fare? Ci mettiamo in gioco come ginnasti o come tecnici? Dici, ma perché non li facciamo tutti e due? Ho preso la palla a balzo. A maggio hanno fatto l'ultima garetta silver, che si alternavano una volta prima e una volta seconda, si mettevano d'accordo, poi hanno deciso di arrivare tutte e due insieme sul podio. Dico, vabbè, e partiamo con il corso, vari moduli, esami. Dico, adesso pensiamo al diploma, ma guarda, niente, andiamo avanti, primo, secondo, terzo, quarto livello generale, primo, secondo, terzo, quarto livello specifico, master, e ci mancava il diploma, perché per andare a accedere a fare gli esami come tecnico di secondo livello necessita il diploma. Abbiamo preso anche quello, settimane, siamo riusciti a montare su. Per la gioia dei bambini, per la loro gioia, vi vogliamo fare un applauso, dai! Insieme a noi c'è un'altra figura, anche se dietro le quinte, ma non tanto, Teresa ha calcato fin da piccola il lungo e il largo l'Italia con il suo amato cugino, se non che Stefano Barberi. Adesso pensa da grande, nel senso che da poco è stata eletta consigliere regionale della Federazione Ginnastica d'Italia. Questa è la Sicilia Academy. Invece per me questo è solo l'inizio. Allora, la parola ai nostri tecnici. Adesso secondo noi è doveroso parlare di una persona, nonché pilastro fondamentale di questa palestra, Paolo. Non sapremmo davvero da dove iniziare a parlare di Paolo. Anni fa, quando l'abbiamo conosciuto, abbiamo capito immediatamente la persona che era e che è tutt'oggi. Perché da sempre,
dà la vita per questo sport e per tutte le persone che gli sono accanto. Adesso però tocca soprattutto a me e ad Anna ringraziare Paola ancora di più per tutto quello che ha fatto per noi da quando l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Perché se oggi siamo qui è solo grazie a lui. Ci ha trasmesso la sua passione facendoci amare questo sport, prima come ginnasta e poi come tecnici. Lui ci ha insegnato che cosa vuol dire la parola sacrificio. È lottare e lottare per poter inseguire i propri sogni. Perché per noi non è stato solo il nostro allenatore, ma il nostro insegnante di vita. Lui ci sta accompagnando per tutto questo cammino e non avremmo voluto altra persona accanto se non lui. Paolo è entrato nella nostra vita e non è più uscito, diventando ormai il nostro punto di riferimento e il nostro punto di forza da anni. Di cose da dire nei confronti di Paolo ce ne sono così talmente tante che ci vorrebbero circa altri 10 fogli di questi, ma spero che con queste parole abbiamo potuto far comprendere a chi ci sta ascoltando la bella persona che sei, Paolo. Grazie di tutto, ti vogliamo tanto bene, come anche il Martinello. Per ultimo, cioè per me sono tutti uguali, dal più piccolo al più grande, quello che ha una settimana, quello che ha un mese, quello che ha un anno, quello che ce n'ha di più. Però cioè, mi sento questa sera di chiamare vicino a me, c'è una ragazzina che aveva 5 anni quando ci siamo incontrati. Ginevra, vieni qua. Questa è Ginevra, la sorella di Anna, cioè con lei a 7 anni, che forse passiamo più tempo insieme che in famiglia. Con lei in quel di Rimini, quando lei appena aveva 8 anni, siamo riusciti a far suonare l'inno d'Italia con il primo posto, dove 15.000 partecipanti, adesso come dicevano prima è diventato uno sport a sé. Tanto lavoro, tanta passione, dico io, vediamo di farli innamorare, ma credo che siamo a buon punto. L'anno dopo ha replicato, dice: ma siete sempre qua? Con lo stesso risultato. È venuto il momento di passare al gradino superiore, laddove la gold, molto impegnativa, ci ha permesso di conoscere altre realtà. Per arrivare a questo abbiamo deciso di andare un'altra volta a Rimini, presentare insieme a Ilaria, presentare un programma in preparazione al campionato individuale che si svolgerà a ottobre, laddove è riuscita a entrare nella top 10, nei 10 più bravi di quella categoria. Con questo io voglio sperare, augurare a tutti l'impegno che mette Ginevra e l'impegno che mettono le agoniste come, diciamo, esempio. Sacrificio, passione e voglia di stare insieme, voglia di condividere fatiche, successi e sconfitte. Ogni atleta, ogni sportivo gareggia per migliorare se stesso, nello sport e nella vita. Si forma, cresce e impara a conoscere i limiti, a superarli ed affrontarli con orgoglio e con grande forza di volontà. C'è uno sport in particolare che accomuna l'eleganza e la precisione, cura dei dettagli e concentrazione,
ricerca continua dell'equilibrio e della perfezione, ed è la ginnastica artistica. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Yeah.
in the world could be danger beast. Everybody circling as vulture beasts. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Facciamo un grande applauso, piazza delle Ancore!